Interessante che volevo dirvi. Avete presente i samurai, quei mitici tizietti che vanno sempre in giro con una katana e poi si divertono tanto, insomma, a uccidere i cattivi? Ma soprattutto la parola samurai vuol dire servire, ok? Ma provate a prendere questo elemento, metteteci gatti carini e tenerini, però che adorano fare la pizza, e otterrete un mix esplosivo. Questa volta vediamo un gioco veramente bizzarro, originale e strano. Se voi adorate il genere, fa parte della vostra vita. Ma che sta storia, samurai? Pizza? Ma questa è una cosa insensata! Non mi resiste? Altro che, tu ne sai qualcosa dei samurai? Un po' di anni fa, tra il 1990 e il 91, avete visto magari Samurai Pizza Cats? Che qui da noi è arrivato in Italia con un altro titolo. Io purtroppo, mi spiace dirlo, non ho mai avuto l'occasione di guardarlo, ma ne ho sentito parlare e basta. Ma non è che voglio farvi vedere il cartone animato, ci mancherebbe. Voglio farvi vedere, invece, uno dei videogame dedicati a questo brand. E si chiama appunto Kyato Ninden Teihan-D, rilasciato per Famicom. La storia del gioco, beh, a quanto pare, visto che è scritta in giapponese, fa capire una cosa: c'è il solito cattivo di turno, i nostri tre amicini samurai entrano in azione, ovviamente. Vediamo la grafica per prima cosa. Sul lato visivo posso dirvi che il gioco si presenta abbastanza bene, perché allora abbiamo le ambientazioni che sono in stile proprio giapponese e sono gradevoli alla vista, tutte quante, con una buona dose di colori e un design praticamente proprio ispirato a quello del cartone animato, che ci sta bene. Poi anche i personaggi, non soltanto i nostri mitici protagonisti, che sono proprio pari pari a quelli del cartone animato, anche addirittura i personaggi secondari, ma ci sono anche i boss che sono orripilanti, nel senso, cazzuti e cattivi e brutti, ecco, nel senso positivo. E nonostante il NES poteva utilizzare una limitata quantità di colori, posso dire che sono stati dosati abbastanza bene, in modo da rendere il gioco da un'atmosfera molto magica, ecco. Niente rallenta, poi. Invece, per quanto riguarda l'audio, effetti sonori semplici, un po' in stile standard, presenti in ogni videogame del NES, ovviamente. Ma quanto riguarda le musichette, niente di eccezionale, carine da ascoltare, a lungo andare possono anche essere un pochino fastidiose. Ma del resto è un NES, non è un Super Nintendo che poteva fare meglio. Invece, per quanto riguarda la giocabilità, questo Samurai Pizza Cats cos'è? Una sorta di gioco platform hack and slash. Il vostro scopo è partire con uno dei protagonisti dell'anime stesso, che qua ce ne vengono presentati ben sei, tutti quanti che hanno delle particolarità, nel senso, hanno un loro colpo micidiale, hanno le proprie migliori combo e
Purtroppo non possono fare determinate azioni, per esempio ce n'è uno che non può nuotare, ce n'è uno ad esempio che è un ramollito, uno che è il più debole, uno che è il più forte, insomma. Quando scendete in campo con uno, ok, uccidete tutti gli avversari a suon di katane strane, ovviamente, o pugni, o calci, dipende dal personaggio che scegliete. E quando è il momento giusto, che dovete superare degli ostacoli, premendo il tasto Start, potete scegliere uno degli altri personaggi presenti, ma potete utilizzarlo per quanto tempo volete. Poi ci saranno anche addirittura certamente dei boss da affrontare a ogni livello. E vi garantisco che alcuni boss sono veramente stronzi e cattivi, alcuni che sono abbastanza facili da uccidere. Dipende soprattutto da come vi muoverete e da come studierete le loro mosse. Un giochino che si presenta anche con una difficoltà né troppo elevata ma neanche troppo bassa e sicuramente vi verrà un po' voglia di giocarci. Non cercatelo per il NES americano o europeo, perché è stato rilasciato solo in Giappone questo Samurai Pizza Cats, ma se volete provarlo in emulazione, ok, ben sta. Pensate che è stata rilasciata anche di recente la ROM originale del gioco tutta tradotta in lingua inglese, se volete provare a darci un'occhiatina. Ci vediamo al prossimo video, amici. Ciao!